Ciao a tutti, il tutorial di oggi sarà come realizzare la maglia bassa incrociata. La maglia bassa sulla mia sinistra è diciamo la classica maglia bassa che ci hanno insegnato le nostre nonne, mentre la maglia bassa incrociata è da questo lato e è molto carina perché ha l'effetto proprio di una X. Ad esempio, quando c'è anche da ricamare un viso, per dire gli occhi così, forse è molto più pratica da vedere il punto. Mentre quella classica, come potete vedere, il punto, vedete qui, è a forma di V. Mentre questa è a forma di X. Vi faccio vedere e questa è la maglia bassa incrociata. Forse l'avete già notato perché su internet si vedono molte persone che utilizzano questo punto per realizzare gli amigurumi. Prima di iniziare con il tutorial vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale YouTube. Ci saranno dei nuovi tutorial, anche se ultimamente ne ho fatti veramente pochi, però continuerò a realizzare video. E potete iscrivervi su Instagram, su Facebook, potete chiedermi su Messenger qualsiasi cosa, io appena riesco vi rispondo molto volentieri. Potete trovare gli schemi dei miei tutorial scritti sul mio sito verdesmeraldo.it. Poi ho aperto anche una pagina di TikTok per dei video veloci e molto intuitivi. Bene, iniziamo subito. Innanzitutto vi voglio far vedere, vi ricordo soltanto come realizzare una maglia bassa normale. La maglia bassa normale si entra sul punto giusto, andate a prendere il filo, vedete da sotto, tirate fuori il filo e sempre da sotto andiamo a realizzare la maglia bassa e chiudiamo. Vedete cosa abbiamo? Una V. Il disegnino che forma la nostra maglia bassa è una V. Ve la faccio rivedere. Allora andate sul punto, vedete dovete prendere tutti e due i punti, non solo uno, tutti e due, prendete il filo da sotto, lo tirate fuori, vedete che abbiamo due cappietti, di nuovo da sotto e lo tiriamo fuori. Quello che noi andiamo a vedere, vi torno a ripetere, è una specie di V. Ve lo faccio vedere un'ultima volta, poi passiamo al prossimo. Ecco, e questa è la maglia bassa normale, diciamo che noi abbiamo imparato classica. Ora vi faccio invece vedere come realizzare la maglia bassa incrociata. Andiamo sempre a prendere, vedete, il punto. Però noi non andiamo a prendere il filo da sotto come abbiamo fatto prima, ma lo andiamo a prendere da sopra. Vedete, in questo modo lo tiriamo fuori. Abbiamo sempre due cappietti sul nostro uncinetto e poi non andiamo a prendere il punto da sotto perché non verrebbe. Ma andiamo a prendere il punto sempre da sopra, in questo modo. In questo modo, come potete vedere, abbiamo formato una X. Vedete come sono? Un punto così e un punto di qua. È la stessa cosa. Rifacciamo, così vediamo bene. Allora, entriamo con l'uncinetto nel prossimo punto. Andiamo a prendere da sopra, vedete il punto, e lo tiriamo fuori. Ora prendiamo il filo sull'uncinetto sempre, vedete, dalla parte alta e poi lo tiriamo fuori.
In questo modo si forma una X. Vedete che questa è da questo lato e sotto c'è l'altra maglia. Vi faccio vedere un'ultima volta. Entriamo, prendiamo il filo, tiriamo fuori, prendiamo il filo da sotto e usciamo. E queste vedete come sono. È la maglia bassa incrociata. Dunque, se voi vedete quelle belle bamboline di ragazze straniere, loro lavorano in questo modo, molto carino anche così. Adesso io l'ho utilizzato per farvelo vedere un cordino, ma l'effetto poi è sempre uguale. Bene, il tutorial è stato molto molto veloce, però avevo fatto un piccolo video su Instagram, Facebook e su TikTok per farvelo vedere, però ho detto adesso lo spiego a modo per chi, diciamo, è alle prime armi con l'uncinetto. Penso che sia un pochettino più utile capire la differenza, dunque è il come prendere sul filo sull'uncinetto. Bene, io spero che anche questo tutorial veloce veloce vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.